Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E in questo quarto giorno chiederò a Gesù di coprire con il suo preziosissimo sangue tutte le persone a me care, affidandole a Lui e nominandole una ad una. Il sangue divino di Gesù, quarto giorno. Meditazione. Ogni buon cristiano dovrebbe fissare spesso lo sguardo al sangue che gronda dalle piaghe di Gesù crocifisso e durante la Santa Messa contemplare con devozione il calice consacrato che il sacerdote leva in alto. Ma nel far ciò non dovrebbe fermarsi a considerare unicamente le sofferenze del Redentore, ma riflettere che quel sangue sgorgato dalle vene di Gesù è sangue divino, cioè il sangue di Dio. Ebbene, la ragione fondamentale del culto a prezioso sangue è tutta qui. Il sangue prezioso è il sangue del Dio incarnato e perciò noi lo adoriamo. Infatti è di fede che nella persona di Gesù Cristo si sono unite due nature, quella divina e quella umana. Perciò il sangue che egli ha versato è sangue divino ed umano, perché sangue di Gesù, vero Dio e vero uomo. Grande mistero incomprensibile ad ogni mente creata, se non possiamo comprendere questo mistero, una cosa possiamo e dobbiamo capire, e cioè che Dio ha voluto prendere la nostra umanità e versare il suo sangue per salvarci. Per la nostra salvezza discese dal cielo e si fece uomo. Egli è degno perciò di ricevere gloria e benedizioni dalle anime nostre. È degno di tutto il nostro amore. Adoriamo dunque profondamente questo mistero di sapienza e di amore ed innalziamo al sangue prezioso di Gesù l'inno della nostra riconoscenza per aver così operato la salvezza delle nostre anime. Esempio. Un'anima veramente prediletta dal sangue di Gesù fu la beata Maria de Mattias, nata a Valle Corsa, Frosinone, il 4 febbraio 1805 e morta a Roma il 20 agosto 1886. Ascoltando le parole di San Gaspare del Bufalo, decise di farsi suora. Ma quando andò a chiedere consiglio al santo missionario, questi, per divina ispirazione, le disse che il Signore la chiamava ad altra missione e l'affidò alla direzione spirituale del venerabile Don Giovanni Merlini, anch'egli missionario. Lasciò la famiglia e si recò ad Acuto, nel Lazio, dove, dopo molte difficoltà, aprì la prima casa e scuola delle suore adoratrici del sangue di Cristo. Fra privazioni, lotte e sofferenze, fondò nuove case e nuove scuole per l'educazione e l'istruzione cristiana della gioventù femminile. Non solo fu devotissima del preziosissimo sangue, ma spese tutta la sua vita a diffondere il culto nel popolo. Alle suore ripeteva spesso: non si allontani mai il vostro cuore da quella fonte perenne che scaturisce dalla piaga amorosa del costato di Gesù crocifisso, nostro sposo. Qui avremo raddolcite le nostre fatiche fatte per amore di Dio. Fu beatificata da Pio XII
nell'anno santo 1950 ed il suo corpo riposa nella chiesa del preziosissimo sangue che sorge a Roma, nel quartiere latino via Beata Maria de Mattias 10. Dal suo altare si sprigiona un raggio perenne di grazie e benedizioni per chi ricorre alla sua intercessione. Fioretto, bacerò il crocifisso e dirò: Sangue divino del Redentore, io ti adoro e ti amo. Giaculatoria, sangue divino di Gesù, dona fede e forza all'anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.